Salve a tutti, oggi ci andiamo a preparare ditalini rigati sul crema di gorgonzola con patata croccante. Andiamo a vedere come si procede per la ricetta. Abbiamo bisogno anche del brodo o vegetale o brodo di carne. Io ho un brodo di pollo per questa ricetta, a tra poco. Allora, per cominciare ci andiamo a tagliare la patata a cubetti, poi la andiamo a sbollentare per qualche minuto in acqua. Dopodiché andiamo ad arrostire in padella con un rametto di rosmarino. Andiamo intanto a fare i cubetti di patata. Facciamo tutta, anche se sarà troppa, quindi non la metteremo tutta. Poi nel frattempo ci andiamo sotto al brodo, ci andiamo a cuocere i nostri ditalini, ma non finiremo la cottura in acqua, faremo mezza cottura in acqua e mezza la finiremo in padella risottata con la crema di gorgonzola. Intanto ci andiamo a mettere questi a sbollentare la patata. Allora, andiamo a mettere la patata in acqua a sbollentare, tagliata così bastano pochi minuti, 4-5 minuti, e la scoliamo. E adesso ci andiamo a preparare il gorgonzola. Ecco qua, ci andiamo a tagliare il gorgonzola che ci serve, okay. Pezzo così, e la crosta non la buttiamo, la puliamo e la mettiamo nel nostro brodo di pollo, dove cuocerà poi la pasta. Quindi la crosta ce la teniamo e andiamo a metterla dentro al brodino di pollo. Intanto ci tagliamo il gorgonzola a cubetti, che poi andremo a sciogliere in padella per creare la nostra cremina. Quindi una volta tagliati ce li mettiamo da parte, che ci servirà tra poco. Aspettiamo che il brodo di pollo cominci a sobbollire, così ci buttiamo i ditalini. Intanto ci vado a mettere le croste, la crosta del gorgonzola. Ora che la nostra patata è stata sbollentata, ce la andiamo a ripassare per creargli la crosticina in padella con un goccio d'olio e due rametti di rosmarino. Mettiamo la nostra patata e ce la andiamo a saltare in padella. Nel frattempo sta quasi per bollire, il brodo, quindi butteremo anche i nostri ditalini. Il ditalino ci mette 8 minuti più o meno, quindi ne cuoceremo 4 nel brodo, poi scoleremo e andremo a risottare nella nostra padella con un po' di burro, dove scioglieremo, aiutandoci con del brodo, il gorgonzola. A tra poco. Nel frattempo la patata è in padella, la buttiamo qui, cominciamo a sciogliere il burro e cominciamo a fare la salsa di gorgonzola, aiutandoci con un po' di brodo, e tra poco buttiamo anche i ditalini. A tra poco. Adesso che la padella è calda ci andiamo a aiutare a creare la salsa con un pochino di brodo e filtriamo con un colino. Perfetto. Tra poco butteremo anche la pasta. Tanto le patate stanno rosolando in padella. Secondo me, no, ancora ci vuole un pochino, qualche minuto. Sono pronte e ce le mettiamo da parte. Guardate che cremina deliziosa sta venendo. Lo andremo a risottare poi i nostri ditalini. Adesso li vado a buttare nel brodo 4 minuti e li scoliamo, e poi andiamo a finire la cottura gli altri 4 minuti in padella. A
tracoco. Ecco, le patate sono pronte, ora che hanno fatto questa crosticina dorata sopra, sono pronte, quindi le spegniamo e ce le mettiamo da parte in un piatto, ci serviranno per il nostro condimento. Abbiamo scolato i nostri ditalini, andiamo a finire la cottura della pasta risottandola in padella, fuoco basso, 15 manca, pezzetto di pollo, mi era sfuggito, del brodo, lo togliamo, e quindi ce ne andiamo a risottare. Se vedete, logicamente quando andate a scolare la pasta tenetevi una tazza di brodo, perché se vedete che si asciuga troppo, aggiungete un goccino di brodo per finire la cottura. Quindi 4 minuti e i nostri ditalini saranno pronti e andiamo ad impiattare. A dopo. Manca più o meno un minuto, eh. A me sta già venendo l'acquolina in bocca. Si sprigiona un profumo eccezionale. Non deve essere molto brodosa perché deve fare tipo cremina. Sta andando bene, assaggiamo, sentiamo anche il punto di cottura. Che buona. Manca ancora un po', quindi aggiungiamo, filtrandolo, un pochino di brodo. Perfetto. Portiamo la cottura al dente, eh? Dopodiché andiamo a impiattare. Ok, adesso andiamoci ad assaggiare questo piatto, come è venuto. Io accompagnerei questo piatto con un bel bicchiere di vino rosso, con gorgonzola. Che bontà. E la patata ci sta da Dio, ci sta benissimo. Buonissimo. Veramente eccezionale, provatelo. Provatelo, provatelo. Scusate. Alla prossima, ciao da Bubo.